Sul mio canale oggi vi mostro un nuovo progetto, la borsa ad anfora. Tutti i materiali che mi vedrete utilizzare li trovate sul sito Borgo dei Pazzi, dove appunto vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono tantissime, no tantissime novità, come appunto il cordino inda in lurex. Io ho scelto questa tonalità di dorato, ma ne troverete tantissime altre. Quindi a questo punto non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito il tutorial. Ed ecco i materiali che ci serviranno appunto per realizzare questa piccola borsetta a forma di anfora. Come già accennato in anteprima, tutto quello che vi mostro lo trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Troverete anzi il link in descrizione per poter acquistare già il kit completo. Ma potete ovviamente anche decidere di non prendere il dorato che ho scelto io, ma anche altre tonalità. Nell'urex, appunto, troverete un'ampia scelta. Le rocche si presentano da circa 300 grammi e a noi ne serviranno 250-280. Poi circa 80 cm di catena e due moschettoni per poterlo alloggiare questo tipo di cordino dal 3 e mezzo al 4 e mezzo come uncinetto va benissimo io ho scelto di lavorarlo con il numero 4 ma voi ovviamente adattate l'uncinetto che vi piace o se decidete di, di comprare un altro cordino chiaramente lo adattate alle vostre esigenze quindi iniziamo subito con la spiegazione Iniziamo la lavorazione realizzando 20 catenelle. Eseguite le 20 catenelle, cosa dobbiamo fare? Giriamo il lavoro da questa parte e dobbiamo andare a lavorare questo primo giro andando in queste asoline che ci stanno all'interno. E iniziamo partendo dalla seconda, quindi da questa, realizzando 7 punti bassissimi. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ed ecco qui i primi sette punti bassissimi realizzati. In quello successivo realizziamo un punto basso e poi in queste tre che sono a seguire dobbiamo fare in ognuna di queste tre punti alti, quindi uno, quindi iniziamo con gli aumenti. Nello stesso punto facciamo il secondo punto alto, ed il terzo ed il primo gruppo è completo andiamo nel punto successivo sempre mi raccomando prendendo questa parte qui dell'asola andiamo a fare il secondo gruppo di punti alti quindi 1 2 e 3 In quello successivo facciamo l'ultimo gruppo, quindi altri tre punti alti: uno, due, e infine l'ultimo, ed ecco fatto. Adesso continuiamo facendo all'inverso quello che abbiamo fatto da questa parte, e cioè un punto basso aspettate un attimo quindi un punto basso vado ecco qua la mia asolina e poi altri sette punti bassissimi così come abbiamo fatto all'inizio quindi 1 2 3 Quattro, cinque, sei e sette. Ed ecco quindi il primo giro realizzato. Dopo che abbiamo finito il giro con gli aumenti, perché saranno un giro con aumenti e un giro no, quindi il, punto, il giro successivo dobbiamo fare questo. Intanto una catenella, voltiamo il lavoro e su tutte le maglie disponibili dobbiamo realizzare un punto basso senza aumenti, ma con la particolarità di lavorare in costa, quindi punti bassi in costa, per cui anziché prendere tutte e due le, as le asoline, andremo a prendere soltanto la solina esterna e quindi il giro di ritorno sarà sempre di punti bassi in costa senza aumenti quindi tutti i punti per cui ci rivediamo non appena abbiamo realizzato questo giro e ci vediamo a questo punto completato quindi il giro senza aumenti di quindi di tutti i punti bassi in costa quindi catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con il modulo precedente. Quindi iniziamo sempre con 7 maglie bassissime sempre in costa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 una maglia bassa e poi facciamo tre punti alti uno due e tre Nelle tre maglie successive andiamo a fare un'altra volta gli aumenti, quindi tre punti alti nello stesso punto, quindi i soliti tre gruppi, quindi 1, 2 e 3. In quello successivo la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3. E infine l'ultimo. 1 2 e 3. Ed ecco che si comincia a formare il motivo. Di nuovo facciamo a specchio quello che abbiamo fatto già all'andata, nel G, quindi nel pezzo di andata, tre punti alti nelle tre maglie successive poi un punto basso e nuovamente sette punti bassissimi quindi uno due tre quattro 5, 6 e 7. La particolarità di questo cordino è che veramente mantiene molto bene le forme, quindi non avremo bisogno di indurire, di mettere reti. Veramente la resa di questo cordino è veramente eccezionale. Catenella Voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno, ovvero punti bassi in costa senza creare aumenti, quindi su tutte le maglie disponibili. Quindi nuovamente mi raccomando perché per tutta la lavorazione o punti bassi o punti bassissimi o punti alti saranno sempre lavorati in costa. Quindi andiamo a fare questo giro di ritorno quindi lo stesso lavoro che abbiamo fatto precedentemente e ci rivediamo per farvi vedere come fare il terzo giro. Completato quindi il giro di ritorno, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i sette punti bassissimi. Quindi 1, 2, 3, Quattro, cinque, sei e sette, a seguire un punto basso. Nel giro precedente facevamo tre punti alti e poi aumenti. Adesso ne facciamo sei punti alti, quindi uno, due, 3 4 5 e 6 Nelle tre maglie successive i nostri soliti aumenti, quindi tre punti alti in ognuno questi gruppi. Poi nuovamente sei punti alti, un punto basso e sette punti bassissimi. Quindi ci rivediamo non, abbiamo, non appena abbiamo completato questo giro e il giro di ritorno per farvi vedere quello ancora successivo. Quindi completato anche il giro di ritorno, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i sette punti bassissimi che saranno una costante quindi di tutti i giri di andata, quindi questa è una cosa che dovremmo fare a inizio e fine e fine giro in tutti i giri di andata, quindi 3 4 5 6 e 7. Così come sarà una costante il giro di ritorno Punto basso su tutti i punti disponibili senza fare nessun aumento. Mi raccomando, non mi stia ancora di dirlo, sempre tutti i giri e tutti i punti lavorati in costa. Fatti i nostri sette punti bassissimi, facciamo un punto basso. E prima di arrivare ai nostri aumenti, prima erano tre, poi erano sei punti alti, adesso ne dobbiamo sviluppare nove. Quindi nove punti alti uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Subito dopo, in questi tre, faremo gli aumenti e poi girando da questa parte nove punti alti, un punto basso e i nostri sette punti bassissimi. Giri di ritorno punto basso normale e poi noi dobbiamo arrivare fino alla grandezza che ci interessa: quindi partendo da 3-6-9. 12, 15, 18, arriveremo a 21, possiamo arrivare anche, anche a 24 perché saranno sempre multipli di, di, di 3. Chiaramente questo anche in base al, a quanto la volete grande perché se noi già giriamo in questa maniera già vedete che il primo laterale della borsa perché andrà sempre a scendere in questa maniera, ecco vedete si comincia a intravedere. Per cui vi lascio proseguire da sole fino a, ricordiamoci, il laterale, quindi fino a 21 punti alti da questa parte, prima dei nostri aumenti e subito dopo gli 7 punti bassissimi, e ci rivediamo per farvi vedere come proseguire il lavoro. Sono arrivata al punto in cui nel laterale, quindi prima degli aumenti e subito dopo il punto basso, quindi in questo punto noi abbiamo quindi 21 punti alti. Quindi vi ricordo che siamo partiti da 3 e siamo arrivati sempre con multipli, multipli scusate di 3 siamo arrivati a 21. Abbiamo già eseguito il giro, di contorno, cioè, scusate, il giro di ritorno. Adesso, sempre ho realizzato i miei sette punti bassissimi, perché quello si deve fare sempre. Punto basso. Adesso noi dobbiamo continuare. Rifacciamo 21 punti alti, solo che nel punto in cui noi andavamo a fare gli aumenti, andiamo semplicemente a fare punti alti uno in ogni maglia quindi cosa facciamo per non sbagliare arrivata al punto basso contiamo 21 punti poi ne contiamo 9 che sarebbero quelli gli aumenti che non facciamo più quindi 9 poi ne contiamo altri 21 sempre punti alti poi facciamo un punto basso e 7 maglie bassissime e ci assicuriamo così che i punti siano corretti Facciamo il giro di ritorno, e questo modulo lo andiamo a ripetere per 5 volte e ci rivediamo non appena abbiamo eseguito anche questi 5 giri. Volevo, prima di completare i 5 giri, farvi vedere esattamente come procedere eventualmente qualcuno non avesse capito bene il passaggio. Quindi, per fare la parte senza aumenti, quindi la parte centrale della borsa, non dobbiamo fare questo. Il solito modulo di 7 punti bassissimi punto basso e 21 punti alti se volevamo continuare ad aumentare ne avremmo fatti 24 e poi in questi tre punti avremmo fatto gli aumenti invece in questo caso noi arrivata a 21 andiamo a continuare semplicemente con dei punti alti quindi ne contiamo nove, quindi due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E 9 io li sto contando in questo modo per fare in modo di non ehm, perderci qualche punto qua e là quindi ricapitolando 7 poi 1 21 9 poi ricominciamo con altri 21 punto basso e 7 punti bassissimi io mh, vi consiglio di contarli perché può capitare che magari a fine giro ci scordiamo un punto, eccetera, eccetera, e se succede questo la borsa potrebbe venire storta. Quindi spiegato questo piccolo dettaglio, quindi continuiamo, facciamo poi il giro di ritorno, il giro successivo, nuovamente 7 punti bassissimi, punto basso, altri 21 quindi senza aumenti 9 e 21 punto basso e punto bassissimo quindi questo modulo lo ripetiamo per 5 volte quindi come vi avevo detto prima quindi ci rivediamo non appena anche la parte centrale è completa ed ecco come ci troviamo non appena abbiamo realizzato i 5 giri senza aumenti quindi lavorando le maglie che si ci presentano Adesso dobbiamo iniziare a realizzare questa parte qui dove in questa parte abbiamo fatto gli aumenti, per creare la stessa cosa nella parte opposta dobbiamo iniziare a diminuire. E quindi cosa facciamo? Ho rifatto le sette maglie, scusate, le sette maglie bassissime, il punto basso, poi 21 maglie alte e qui nei prossimi nove punti inizieremo a diminuire. Quindi cosa facciamo? Filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia ed estraiamo. Non chiudiamo, entriamo anche nella seconda ed estraiamo. Entriamo anche nel terzo punto, estraiamo e chiudiamo le prime quattro asole e poi le ultime due. Ed ecco che da tre abbiamo ottenuto un solo, un solo punto. Nei prossimi tre facciamo la stessa cosa. Quindi entriamo, estraiamo entriamo, estraiamo, entriamo, estraiamo, abbiamo quattro maglie, le chiudiamo e poi le ultime due. Stessa cosa nel giro, nel gruppo successivo, quindi estraiamo, prendiamo ed estraiamo quattro maglie, chiudiamo e poi le ultime due. Ed ecco che abbiamo iniziato perché dobbiamo creare Vedete la diminuzione. A questo punto ci saranno al solito le 21 maglie alte da realizzare. Completiamo al solito con le, i sette punti bassissimi, questo ve l'ho detto è una costante fino all'ultimo giro. Facciamo il giro di ritorno e man mano che andiamo avanti da 21 diventeranno 18, 15, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'ultimo giro. Noi ci rivediamo per fare insieme l'ultimo giro e vedere come chiudere poi la borsa. Sono arrivata quindi al penultimo giro. Quindi vi ricordate, noi abbiamo fatto qui i 21 e poi siamo andati a creare diminuzioni fino ad arrivare. 0 ovvero perché qui ne abbiamo fatti 3 per cui ho fatto i 7 punti bassissimi una catenella una maglia bassa e adesso andiamo a fare l'ultima diminuzione quindi entriamo rientriamo in questi 3 chiudiamo ed ecco la diminuzione facciamo la stessa cosa per gli altri due gruppi 2 e 3 quindi il passaggio che vi ho spiegato prima e infine l'ultimo, quindi 1 2 e 3 e chiusi insieme diventano un solo punto. Non più punti alti perché siamo arrivati all'ultimo giro, facciamo un punto basso. sette punti bassissimi. Quindi 2 3 quattro 4 5 6 e 7 ed ecco che abbiamo completato se adesso noi la rigiriamo tanto vedete la forma che ricorda un'anfora abbiamo creato quindi lo stesso così come abbiamo iniziato abbiamo finito Manca adesso l'ultimo giro di contorno, quindi adesso noi che cosa facciamo? Sempre una catenella e come contorno andiamo a creare su tutto il perimetro punti bassissimi, quindi cerchiamo il punto e andiamo a farli su tutto il perimetro che abbiamo disponibile quindi gli diamo anche una sorta di rifinitura, per cui questo punto bassissimo lo andiamo a fare qui e anche da questa parte e quindi ci rivediamo a borsa finita. Ed ecco la borsa finita. Io una volta che ho finito di passare di fare tutto il contorno a punto basso come vi avevo spiegato, ho inserito i moschettoni qui sulle punte e ho applicato la tracolla. L'ho divisa in due parti così per essere anche un doppio uso o a mano opp oppure a spalla. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi invito a dare sempre un'occhiata al sito Borgo dei Pazzi dove troverete questo nuovo cordino Inda e lo trovate anche in altre tonalità. In descrizione troverete il link per acquistare mh, direttamente il kit già formato esattamente così. Se avete dei dubbi su qualche passaggio mi raccomando scrivetemi. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e se attivate la campanella sarete sempre aggiornate su tutti i progetti miei futuri. Ci vediamo alla mia prossima creazione.